Ringrazio le persone che mi hanno preceduto perché hanno portato della conoscenza in più che io non avevo oggi. E sono una counselor, sono una formatrice, non sono un'esperta in materia, però vi dico che personalmente ho sempre avuto un rapporto particolare con gli alberi. Sin da quando ero bambina, quando mi arrampicavo sugli alberi, rimanevo tra le loro braccia e ci parlavo. E adesso, da qualche anno a questa parte, ho cominciato ad abbracciare gli alberi, ad ascoltare i messaggi che hanno da portarmi, a sentire la loro energia quanto sia potente e quanto riesca veramente a cambiare la nostra energia personale, a quanto cambia il nostro stato vitale, a quanto potrebbe essere importante considerare il fatto che sono dei polmoni d'acciaio, quindi polmone, quindi respiro, quindi soffio vitale. E prima il Signore del Ministero della Cultura mi ha fatto arrivare un'intuizione sul fatto che noi ora stiamo vivendo il Covid. Il Covid a che cosa è legato? All'aria dei polmoni, al respiro. Non vi sembra strano che stiamo vivendo questo parallelismo che colpisce gli esseri umani proprio nell'ambito del polmone, del respiro, dell'aria del cuore, quindi dell'affettività che ci porta a creare distanziamento sociale e quindi a dimenticarci il valore degli abbracci? E allo stesso tempo le piante stanno soffrendo allo stesso modo con questo virus infestante, non so se è il termine corretto. Vi rendete conto che gli alberi stanno venendo a mancare proprio lì rispetto all'ossigenazione, non riuscirebbero più a respirare, così come gli esseri umani. Non vi sembra strano questo parallelismo? E che cosa saremmo noi senza gli alberi? Dove prenderemmo l'ossigeno? Quindi vi prego veramente di riflettere sull'importanza degli alberi nella nostra vita, perché sono la nostra fonte di ossigeno. Che cosa succederebbe in futuro se tutti gli alberi venissero abbattuti? E inoltre è importante, come dicevano loro, il fatto di pensare: ci sono dei fondi, ok, quindi queste sono delle risorse, è una fonte di energia. Dove la voglio mettere la mia energia? Su qualcosa che va a distruggere o su qualcosa che va a costruire? Su qualcosa che va a battere gli alberi o su qualcosa che invece è mirato a prendersi cura degli alberi, così come prendersi cura delle persone? Questo è quello che sento di dirvi oggi. Vi ringrazio.